Se per molti studenti questi sono i giorni dell'esame di maturità, questi alunni qui una prova l'hanno già superata. Sono gli studenti della classe 4D dell'Istituto Filippo Re di Reggio Emilia e della classe 1B del Liceo Classico Cotugno dell'Aquila. Le loro sceneggiature hanno vinto il premio Libero Grassi, ideato da Solidaria e sostenuto da Confcommercio. Fra i premi per aver vinto il concorso c'è la proiezione dei cortometraggi a Trame, il Festival dei Libri contro le Mafie. La proiezione dei lavori sarà l'anticipo di altre proiezioni dal successo ampiamente consolidato. Il film di Piff, vincitore di due David di Donatello, La mafia uccide solo d'estate, e il film di Francesco Rosi, Le mani sulla città, al cui titolo si ispira il tema della quarta edizione di Trame, il Festival di Lamezia Terme, appunto, a cui partecipano ogni anno giornalisti, esperti e magistrati fra i più impegnati nella lotta al contrasto della mafia.